quello del sinodo appena concluso sia uno sguardo guarito e salvato della Chiesa sull'umanità, sulle famiglie in particolare. Uno sguardo che sappia diffondere luce in mezzo alla gente perché ricorda lo splendore che lo ha illuminato. È questo l'augurio che Papa Francesco alla messa presieduta in San Pietro domenica 25 ottobre ha fatto ai padri sinodali, ringraziandoli per il lavoro svolto durante le 3 settimane dell'assise episcopale sulla famiglia. Oggi è tempo di misericordia, ha affermato il Papa, che ha invitato ad imitare il cuore di Gesù, che nell'episodio proposto dal Vangelo domenicale ridona la vista al cieco Bartimeo, il quale sfida da parte sua i rimproveri della folla e l'iniziale indifferenza degli apostoli pur di essere ascoltato dal Maestro. A questo sono chiamati i discepoli di Gesù, anche oggi, specialmente oggi, a porre l'uomo a contatto con la misericordia compassionevole che salva. Quando il grido dell'umanità diventa, come in Bartimeo, ancora più forte, non c'è altra risposta che fare nostre le parole di Gesù e soprattutto imitare il suo cuore. Le situazioni di miseria e di conflitto sono per Dio occasioni di misericordia. Oggi è tempo di misericordia. All'Angelus, dopo la messa, Francesco ha parlato ancora del sinodo, ricordando alla folla che gremiva Piazza San Pietro il significato di questa parola, ovvero camminare insieme. Il sogno di Dio, ha affermato il Papa, è sempre stato quello di formare un popolo, di radunarlo, di guidarlo verso la terra della libertà e della pace. Un popolo inteso come una famiglia di famiglie, in cui chi fa fatica, ha osservato, non si trova emarginato, lasciato indietro, ma riesce a stare al passo con gli altri perché questo popolo cammina sul passo degli ultimi, come si fa nelle famiglie. E qui Francesco ha dilatato il cuore su quelle famiglie composte da migliaia di profughi che da molte settimane attraversano l'Europa, una realtà drammatica, ha detto, dei nostri giorni. Anche queste famiglie più sofferenti, sradicate dalle loro terre, sono state presenti con noi nel sinodo, nella nostra preghiera e nei nostri lavori, attraverso la voce di alcuni loro pastori presenti in assemblea. Queste persone in cerca di dignità, queste famiglie in cerca di pace, rimangono ancora con noi. La Chiesa non le abbandona, perché fanno parte del popolo che Dio vuole liberare dalla schiavitù e guidare alla libertà.